Siamo in collegamento da Filadelfia con il professor Antonio Giordano, anatomopatologo, oncologo, direttore e fondatore dello SBARRO. Salve, grazie per essere nuovamente in collegamento con noi. Ben trovato. Ben trovata, con piacere. Allora, una situazione questa del coronavirus, l'abbiamo detto tante volte, molto preoccupante. Al momento sembra la curva del contagio dare, almeno in Italia, un po' di sollievo. Si discute molto della campagna vaccinale. Secondo lei questa campagna vaccinale, così come è stata gestita in Italia, è sufficiente a farci uscire dalla pandemia? Beh, in questo momento è chiaro che la campagna vaccinale, in Italia non è stata efficace e organizzata come in altri paesi, diciamo, quindi, e poi a questo si è aggiunto anche le informazioni e delle comunicazioni sbagliate sulla questione dei vaccini, Assolutamente, c'è un che problema ha. di, diciamo, di sfiducia da parte dei cittadini. La comunicazione sulla pericolosità del vaccino AstraZeneca chiaramente ha reso legittimamente dubbiosi coloro che si dovevano vaccinare e questo ha costituito uno stop. Negli altri paesi, lei chiaramente c'ha il polso degli Stati Uniti, è successo questo? Negli Stati Uniti bisogna dire che la campagna vaccinale è andata avanti in maniera molto organizzata, dove sia le strutture pubbliche, gli ospedali e tutto quello che è legato, diciamo, alla salute umana e anche alla ricerca scientifica. Dobbiamo considerare che gli Stati Uniti sono stati i maggiori leader nel generare generare un lavoro scientifico importante anche su quello che riguarda i vaccini. E bisogna dire anche quello che delle regole, ora per esempio il Center for Disease Control del governo federale americano ha anche abolito diciamo, l'uso delle mascherine in luoghi pubblici. Il che ha anche una certa logica, è chiaro, perché nei luoghi pubblici chiaramente è nei luoghi all'aperto, diciamo, la possibilità di contagio va a diminuire di molto, mentre rimane sempre una criticità il sovraffollamento nei luoghi chiusi, anche per esempio come quando si viaggia sugli aerei, dove si contraggono con grande facilità delle patologie infettive. Certo, per quanto riguarda i vaccini, noi abbiamo vari vaccini, tra cui anche questo Sputnik che non è stato ancora comunque autorizzato da noi. Secondo lei sono tutti sovrapponibili? Ci sono delle differenze sostanziali? Bisogna essere attenti su quale vaccino ci viene somministrato? Interessante perché proprio oggi il professor Enrico Buggi, che dirige un programma di System Biology nel mio istituto di Filadelfia, la Temple University, ha pubblicato questo lavoro sia una lettera sul Lancet, sia un lavoro su British Medical Journal, che è un prestigioso giornale scientifico, in cui si confermano i dati insufficienti che i russi avevano pubblicato sullo Sputnik. Prima di tutto dicendo che erano stati, diciamo, questo vaccino era stato già sperimentato su 14.000 persone, 14.000 volontari. E questa anomalia di questo uso di questi 14.000 non ha avuto nessuna traccia, nessuna prova, diciamo. E poi è pubblicato anche su un giornale che viene definito predatorio, quindi scientificamente di scarsa credibilità. Ora è confermato appunto che il lavoro che aveva fatto il professore Bucci di chiarezza su questo era reale, quindi questo Sputnik non è stato, diciamo, non ha quella credibilità scientifica che si è voluta far credere.
Da scienziato la convincono gli anni per cui va bene un vaccino, dagli over 60 va bene un altro vaccino. Secondo lei è giusto che ci siano queste categorie così blindate o sarebbe stato più giusto e opportuno che il proprio medico curante avesse deciso il proprio paziente quale vaccino sarebbe stato meglio somministrare a quel paziente? E lei dice una cosa anche giustissima: in America il family medicine doctor, cioè il medico di famiglia, quindi ecco, è quello che coordina un pochettino le strategie della prevenzione anche nella popolazione. E quindi sarebbe stato interessante, sarebbe stato importante per questi medici di poter avere l'opportunità e anche il potere di le risorse di poter indicare le vaccinazioni e quindi indirizzare quelle popolazioni a rischio, il che anche in questo caso non è stato fatto in Italia e ha creato ancora di più una confusione totale. Questa è una cosa appunto, insomma, che chiaramente non velocizza questa campagna vaccinale, che insomma, dovrebbe essere quanto più veloce possibile per evitare poi che si creino nuove varianti, mi pare di capire. Bene, anche questo, anche se le nuove varianti non interferiscono su quello che sono diciamo, le strategie scientifiche per cui sono stati generati i vaccini. I vaccini generati sinora mantengono una certa specificità per il virus, mentre le varianti vanno a cambiare un pochettino le strutture al di fuori di quello che è la spike, diciamo che la zona del virus che è comune ed è quella che è maggiormente responsabile della parte infettiva. E poi, aggiungiamo anche questo, le mutazioni non hanno ancora dimostrato se quel virus mutato è più pericoloso di un altro, mentre hanno inciso moltissimo, per esempio in India, hanno inciso moltissimo le carenze dal punto di vista delle strutture ospedaliere e dal punto di vista della cura delle persone, più che la variante virulenta o no di quel virus. Ci dica un'altra cosa, i vaccini ad RNA, possono modificare il nostro codice genetico? No, e non ci sono state prove finora, e non ci sono stati risultati scientifici che hanno dimostrato questa criticità. È chiaro che è una tecnologia interessantissima e secondo me nel proprio razionale anche di come si disegna, ha un'azione meno pericolosa di altri, insomma, perché si iniettano nell'organismo meno sostanze, diciamo, non self, che potrebbero in un certo senso creare delle interferenze nella fisiologia della cellula. Gli organi competenti hanno detto che praticamente verrà sciso il contratto con AstraZeneca per questo vaccino, non per motivi di sicurezza del vaccino stesso, ma perché insomma, l'azienda non avrebbe rispettato dei tempi di consegna. Poi chiaramente insomma, tutto è discutibile da provare. Io le chiedo verso quale vaccini andremo. Beh, io sono sempre più convinto che i vaccini ad RNA e quelli come della Moderna e Pfizer hanno un futuro brillante dal punto di vista dell'impatto scientifico e della sicurezza, e non solo in quello che è la situazione attuale della pandemia che ha portato a generare questo tipo di vaccino, ma anche in altre patologie purtroppo ancora gravi che affliggono e ancora più gravi e pericolose che affliggono il nostro organismo.
Allora, professore, noi abbiamo sempre parlato in questi nostri collegamenti dando largo spazio al problema Covid, vaccini e tutte le cose correlate al Covid e alla pandemia, ma c'è un problema, credo, che sta diventando di giorno in giorno sempre più serio. I malati oncologici non seguono più le terapie, non c'è più prevenzione per quanto riguarda i tumori per la paura di contrarre il Covid e perché molte strutture sono state anche temporaneamente chiuse a causa della Covid, soprattutto nel primo lockdown, con gli ambulatori specialistici, ahimè, chiusi perché era impossibile gestire la situazione. Però, insomma, da oncologo ci dica quanto è alto il rischio che facciamo un passo indietro per quanto riguarda la prevenzione, che abbiamo chiaramente fatto un cavallo di battaglia da anni perché vincesse. No, ma il passo indietro è stato fatto. Non solo la criticità infrastrutturale di molte organizzazioni mediche campane mostra ancora di più delle deficienze notevoli, sia dal punto di vista, dico, infrastrutturale, sia dal punto di vista anche dei medici. Molti medici addirittura hanno optato per una professione al di fuori della struttura, e quindi ci sono delle situazioni di criticità notevole che un PR negativo e una comunicazione negativa che viene sempre dalla politica centrale dà un'immagine differente. Dove in ospedali dove appunto una prevenzione che non era fatta in precedenza, come il problema ambientale, l'aumento di patologie tumorali, confermato anche dalla Procura di Napoli Nord nelle zone di alto impatto dal punto di vista ambientale, con l'aumento di patologie gravi, non solo tumorali. E quindi quella criticità che esisteva prima, diciamo, in tempi non sospetti, è aumentata ancora di più e questa comunicazione sbagliata e negativa che viene data a livello centrale deve assolutamente essere smascherata, cercando di portare alla luce le verità delle criticità, delle criticità delle nostre strutture ospedaliere. Ripeto però, mentre dico questo, dico anche che dobbiamo essere fortunati, o io devo essere veramente sono orgoglioso di avere dei colleghi eccezionali. Alcuni io li reputo degli eroi per come si muovono e lavorano in un ambiente dove diciamo, la mancanza di organizzazione e di risorse, e in un certo senso anche di serietà dal punto di vista dell'offerta sanitaria è gravissima. La politica ancora in questo caso qua sta svolgendo un ruolo estremamente negativo, specialmente a livello regionale. Prima di salutarci ci dica una cosa, toglieremo la mascherina almeno all'aperto quando saremo 30 milioni circa di vaccinati, come dicono? Il vaccino, io l'ho sempre detto, l'abbiamo sempre detto anche noi in tempi non sospetti, anche nella sua trasmissione, è una munizione, decisamente una munizione, ma purtroppo non è la sicurezza, è chiaro? Quindi quando io incontro persone e dicono: ah, professore, ma lei ha ancora la mascherina? Allora non si è vaccinato, io mi sono vaccinato. Cioè, io accetto solo quello perché sei in un luogo pubblico, va bene? Quindi, però è un luogo all'aperto, va bene? Però noi dobbiamo e abbiamo decisamente cambiato quelli che erano i nostri stili di vita e comportamentali. Quindi l'igiene, una certa attenzione nella distanza e nel rispetto anche dei luoghi che andiamo a visitare. Se abbiamo un raffreddore, abbiamo un tipo di patologia respiratoria potenzialmente infetta, dobbiamo avere anche la coscienza di rimanercene a casa e di curarci prima di andare in pubblico. E questo è un qualcosa che dobbiamo considerare. Lo dico anche nelle strutture, diciamo, alberghi o ristoranti. Un ristorante che è programmato per 40 persone non ne può contenere 80, va bene? Quindi dobbiamo mantenere tutto questo tipo di
Perfetto, noi la ringraziamo, la salutiamo, le auguriamo buon lavoro e quanto prima ci vediamo in presenza in studio. Arrivederci. Arrivederci, buona giornata.